Sconvolgente, così eccezionale da farti sentire dentro un'epoca. Un'epoca che diviene centrale rispetto a tutto ciò che l'ha preceduto. Anzi, la nuova visione suggerisce che le vicende di migliaia d'anni sono avvenute per arrivare fino a questo momento. E adesso ci siamo noi. Che culo! Praticamente, gli Hindu vedono l'universo muoversi in un eterno ciclo di espansione e contrazione. Quando il movimento di espansione arriverà al suo massimo, cesserà e inizierà quello di contrazione. Gli Hindu definiscono questo processo il respiro di Brahma, l'atto in cui Dio espira la sua opera per poi ispirarla dentro di sé. Un pendolo raggiunta la sua massima oscillazione, prima di riprendere il movimento in direzione opposta, osserva un attimo di riposo, durante il quale cessa il movimento. Questo momento è l'opposto del tempo, ed un intervallo di non tempo è un intervallo di eternità. I Maya, dall'altra parte del mondo, affermavano che le cose sono numeri, che le ere che caratterizzano il nostro pianeta sono cicliche e della durata di 5125 anni. Secondo il loro calendario, l'era attuale iniziò il 13 agosto del 3114 avanti Cristo per concludersi il 21 dicembre 2012 e predissero che in quell'istante di eternità il nostro sistema solare si sarebbe trovato perfettamente allineato al centro della nostra galassia. La Via Lattea, il 21 dicembre 2012, tra 5 giorni. Platone affermò, in certi periodi l'universo ha l'attuale movimento di rotazione, in altri gira nella direzione opposta. Sì, tutte le leggi della materia rimarranno sospese e l'eternità entrerà in ogni atomo, molecola, organismo e in primis l'uomo, me! Sì, diventerò eterno come Dio, io, e a sua immagine e somiglianza, e questa volta davvero. Ma io mi sono fatto prendere un po' la mano. Eppure una cosa bella, inversione di tendenza. Se prima la materia si divideva all'infinito, le differenze aumentavano, adesso cambio di direzione e si va verso il famoso tutt'uno. E lì no, e devi mettere la freccia. E qui non la mette più nessuno, è pericoloso, la devi mettere! Oh, guarda me, Lolina, ma dice, c'è quello della freccia. Vieni, si mette insieme, tic-tac. Sì, perché non solo la ricchezza delle differenze viene compenetrata nella piena condivisione, ma tutto sarà una novità. Vabbè, anche a Livorno. La direzione viene capovolta in tutte le cose. La destra diventa la sinistra la destra. Il nord diventa il sud il nord. L'est diventa l'ovest l'est. Le correnti oceaniche che prima andavano in una direzione, adesso vanno in un'altra. Aio, non sarà un po' pericoloso, no? O è sempre così? Appena godi, soffri. Appena soffri, e risoffri. Non ci avevo pensato. Sono rimasto male. Ma sarà così? No, magari no. Se sarà così è un bel casino. Forse. Ma gli scienziati cosa dicono?